Una decima giornata di ritorno infuocata, quella di ieri al Palasport di Villa d'Agri. Un match che ha visto contrapposti una rinascita volley Lagonegro contro la Just British Bari, guidata dal coach Falabella, ex tecnico della società lucana e lagonegrese Doc. A discapito della classifica, che vedeva i pugliesi penultime lucani al secondo posto, il Bari tiene testa in un match andato avanti punto su punto, senza mai distacchi netti. Bravi lucani a conquistare il primo e il secondo set con un punteggio di 25 contro 20 e 25 contro 22, il Bari ribalta poi il punteggio con un Padura Diaz formidabile in attacco che porta alla conquista del terzo set con 27 punti contro 25. Nulla da fare però alla rinascita volley vola spronata da coach Lorizio e mette la parola fine al match portando a casa anche il quarto set con 25 punti contro 23 degli avversari. Della Verti TV, si è appena conclusa la decima giornata di ritorno di questo campionato, grande vittoria della rinascita volley Lagonegro. Allora coach, una vittoria non scontata, l'aveva già preannunciato lei durante la settimana, sudata, ma alla fine il risultato l'hanno portato a casa. Sapevamo che loro sono venuti qua e non avevano niente da perdere, quindi noi dovevamo stare con la testa, pensare un po' di più a noi, un po' meno a loro. E siamo stati bravi per due set, il terzo abbiamo avuto qualche difficoltà in ricezione e ci siamo un po' spenti sulle difficoltà, mentre è lì che dobbiamo crescere, cioè nei momenti difficili dobbiamo essere bravi a stare più sereni, più tranquilli, a fare il nostro gioco. Loro l'hanno rimessa, sono stati bravi anche loro, loro non sono una squadra ultima in classifica, hanno dei problemi interni loro e si trovano in questa situazione, però è una squadra, una signora squadra con dei giocatori di ben altro livello rispetto alla classifica che hanno, quindi sapevo che era una partita tostissima, difficilissima, soprattutto perché durante la settimana si guarda troppo secondo me sempre alla classifica. Quando uno guarda la classifica poi magari in testa va il tarlo che è facile la partita, invece in questo campionato non c'è nulla di facile, stasera c'è stata la dimostrazione. Quindi il consiglio che si sente di dare ai suoi ragazzi per il prossimo match è quello di utilizzare maggiormente la testa. Ah no, ma loro lo sanno, è un fatto inconscio soprattutto, purtroppo. Bisogna stare più cattivi, bisogna essere più cattivi durante tutte le partite. Non dobbiamo pensare che chi c'è dall'altra parte, bisogna pensare un po' di più a noi stessi. Però loro lo sanno e ne parliamo tutte le settimane. E stasera sono stati bravi anche a tirarsi fuori da una brutta situazione e quindi devo fare i complimenti sempre a loro. E allora ringraziamo il coach Pino Lorizio per le sue dichiarazioni, al prossimo match. Grazie a voi, vi aspetto, grazie. Ed eccoci in compagnia del presidente Nicola Carlomagno. Allora presidente, insomma una partita difficile a discapito della classifica che faceva sperare ben altro, però alla fine i ragazzi sono riusciti a portare a casa questa vittoria importantissima, siamo agli sforzi finali prima dei playoff. Sì, una partita difficile, lo sapevamo perché Il Bari non merita assolutamente questa classifica che è bugiarda per loro, ci hanno messo in grande difficoltà soprattutto dal terzo set, siamo stati bravi a non cedere le armi nel quarto e a giocare punto a punto fino a vincere il set sul filo di lana. Bene, dunque complimenti a voi, qual è il consiglio che si sente di dare ai suoi ragazzi per il prossimo match e soprattutto per i prossimi playoff? Ma noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo lavorare bene durante la settimana perché siamo alle ultime tre partite che sono difficilissime, da lì poi inizieranno i playoff che è un altro campionato a parte e quindi devono conservare la massima serenità e tranquillità e lavorare duramente. Forza Lagonegro sempre, grazie. Ed eccoci in compagnia di Nicola Fortunato. Allora Nicola, tu sei lucano Doc, sei cresciuto a Pane e rinascita volley Lagonegro, quanto è importante per te giocare in questa società? Sicuramente è importantissimo, mi riempie di orgoglio naturalmente stare nella rinascita e poi comunque da bambino fino ad adesso sono stato tanti anni e vorrei continuarci, quindi bene, sono molto contento. Ecco, quando il piccolo Nicola da bambino vedeva la rinascita volley Lagonegro cosa pensava? Ambivi già ad entrare nella società? Sì, è iniziato per gioco, poi man mano che gli anni sono passati vedevo che riuscivo a giochicchiare e quindi poi con tanti sacrifici siamo arrivati fino a questo punto. E allora, qual è stato secondo te l'avversario più temibile in campo del Bari? No, vabbè, loro comunque, non guardando la classifica, noi sapevamo che era una partita veramente difficile perché loro sono una squadra competitiva, sono andati molto al di sotto delle loro aspettative, però hanno dimostrato anche stasera di lottare punto su punto e hanno fatto una grande partita. Noi siamo stati molto bravi ad arginare comunque Padura Diaz che è un giocatore di un'altra categoria e abbiamo portato tre punti a casa molto importanti.
Beh, complimenti a voi. Allora ringraziamo Nicola Fortunato per le sue dichiarazioni e al prossimo match. Forza Lago Negro sempre. Grazie, ciao, al prossimo.